che la invitò a fare un confronto. Con quale gestore lo avete infisso? Non ho capito, signora, scusate. Con quale compagnia ce l'ha il telefono fisso, signore? Con Infostrada. Avete anche internet a casa? Sì, sì, ce l'abbiamo. Quello mio marito lo usa assai. Perché noi abbiamo lanciato una nuova offerta dove andrà a pagare 25 euro al mese per sempre e le diamo internet illimitato 24 ore su 24. Avrà chiamate verso i numeri fissi anche verso i cellulari. Pagherà solo il primo stato di... Signorina, scusate, vi interrompo un momento. Tengo che fare sulla uccidere un coppo fuoco. Già va sa fiamma, se no è sa scumma forse sporco la cucina. Aspettate un momento, per piacere. Sì. Santa la mamma! Leva bene a tuo fratello e andare la matrice, non va bene, si lava a mano, non ci trasi tu c'è stel! Pronto? Sì, pronto. Signorina, scusate, ditemi, stavate dicendo? Sì, abbiamo l'offerta di 25 euro al mese per sempre, le diamo internet illimitato 24 ore su 24. Avrà chiamate verso tutti i numeri fissi, anche verso tutti i cellulari. Pagherà solo il primo scatto di 16 centesimi, poi la durata è gratuita illimitata. Avrà anche 60 minuti o un'ora per chiamare all'estero. IVA e tasse sono comprese nel pacchetto, quindi pagherà 25 euro al mese per sempre. Quanto paga lei con la Infostrada? Io mo pago 27. 27. Ma che compagnia siete? Scusate, non ho capito. Telecom Italia. Ah, Telecom Italia, sì, ho capito. E beh, come fa, signori, per fare sta cosa? Siamo piace. Cosa? Come dobbiamo fare per fare questa tariffa? Mi piace perché sparagno. Sì, le mandiamo un consulente domani. A che ora la troviamo in casa? A me a che ora mi trovate in casa? Ma com'è sto consulente, signori, mi tariscere? È Bellil! Non lo so, lo vede quando viene, se ti piace va bene. Ma voi non lo conoscete a sto consulente? Ma io non conosco tutti i consulenti che ha Telecom Italia, scusa. Però mi da mandare uno Bellil, già di pazienza, una volta che la davano fino a qua, io mi registro tutto a Bellil e mi faccio trovare pronto. Certo, certo, bellissimo ti mandiamo. Veramente? E come si chiama? Allora, che ora è disponibile? Lei così vedo che consulente ti mando, ti dico anche il nome. Dicitemi un nome, voglio sapere, io poi lo cerco su Facebook, faccio amicizia, se è Bellil c'è pure qualcosa, hai capito? Sì, e come ti chiami su Facebook, così ti manda il consulente la richiesta? Su Facebook Maurizio. Maurizio, sì. Non ho capito. E lei, signor Maurizio? Sì, sono chi? Maurizio. Si mi mandate un bello consulente, c'è super qualcosa, ti capita? Così mi è stata rifare, si mi provo a Sì, ma scusi, interessato per fare la valutazione, signor Maurizio? Come? Si è Bellil, valutiamo un sacco di cose, signora Bella. Io sono disponibile. Certo, certo, disponibile. Allora, a che ora ti troviamo domani in casa? La mattina o nel pomeriggio? E noi medico facciamo pomeriggio, così la mattina mi ha dato tempo a me, mi faccio una seretta, vado al parrucchiere, mi faccio trovare una tabella registrata, ma già fesso braccio pure. Nel pomeriggio va bene? Sì, sì, o primo pomeriggio, è 7:30. Scusa? Primo pomeriggio, autatele 7:30. 2:30. E a così l'ho mangiata, ti capito con me? All'istrimo non puoi io consulente. Signorina. Sì, ecco che sto vedendo un po' l'azienda, è per questo. Allora, mi puoi aiutare con un recapito di cellulare? Non ho capito. Dico, un recapito di cellulare me lo può fornire gentilmente? Mi dispiace signorina, però l'altra volta mi aiuta a finire il cellulare, l'ha già avuto a età. Va
solamente come un recapito alternativo. Ho capito, ma se mi chiami non posso rispondere, la frindo c'è sempre, sana sana, già autorità, ho pro... Non è che li chiama nessuno, ti assicuro per questo. Ho capito, è vero un col numero però non rispondo, non fa niente. È meglio su Facebook se mi contatta, lo rispondo più là. Ma signor Maurizio, mi sente? Sì, risito, signorin. Allora per domani alle 9... Domani alle 9 lei è disponibile a riceverlo? E 9 a mattina? Sì, a mattina. No, signori, va tutto pomeriggio, ma già fa cerette, sopracciglia, già da parrucchiere, ma già fa trovare una tabella registrata, che si è lì, facciamo pure qualche cosa, ti capito a me? Ma per 18 poi? Non ho capito, alle 18? Sì, di pomeriggio, alle 6. 18 di pomeriggio, non lo so, a me mi faceva più assai piacere 2 mesi e 3, palleggeri, però si può venire 18 va bene pure, eh? Ma contento. Sì, ma alle 6 non ha tempo ad aspettarlo, siccome lui ti arriva puntuale, infatti alle 18, sempre domani si tratta. E mi faccio trovare pronto, non vi preoccupate, voi riuscite a chi ora veni, mi faccio trovare tabella registrata. Ma... Guarda, lì si trova a Catanzaro, giusto? Sì! La via? Viale Crotone! 100! Come? Il civico è 100? No, 202! Allora, 202? Sì! Lei lo può aspettare a sua casa sempre, il nostro consulente? Non ho capito, che avete detto? Sì, se mi dà un'indicazione dove te lo porto il consulente domani? A Viale Crotone 202 a Catanzaro. Sì, ma il posto lo vuole aspettare a casa? Certo, signori, mi faccio trovare bello pronto a pronto. Ah, perché lui si vuole vedere in albergo? No, ma no, assolutamente, io ti sto dicendo, mi dà qualche indicazione come può arrivare a casa sua, se avete qualcosa vicino, di fronte, un negozio, un bar, un ristorante. Di fronte alla farmacia. Allora, di fronte la farmacia ha un nome? Sì, la farmacia Barbalace. Perfetto, lì ha una casa privata, vive in un condominio? È una casa privata, è casa mia. Faccio i servizi in da casa solita, capito? A me non so se mi sono spiegata. Ma arrotondato, capito? Quello è un periodo di crisi. Allora facendo una tariffa, capito? A me che le può dirci, ma facciate parlare troppo però. Per le 18 domani le potrebbe andare bene? Me lo segno sull'agenda e mi tengo libera a quell'ora, capito? Così la mattina vado a registrare. Segni. È normale, io la mattina mi registro, però signori me la da fa venire però, perché io poi non prendo impegni. Allora, lui ci sarà o alle 9 domani oppure per le 18. No, no signori, in un momento, aspettate, allora alle 9 non va bene, perché io mi devo fare la ceretta, ma già registrato, sono un poco trasandato ultimamente, mi voglio fare trovare bella pronta, capito che poi dire? Sì, va bene, allora alle 18? Alle 18 va bene, perché nel frattempo mi faccio una bella ceretta, mi faccio il sopracciglio, vado da parrucchiere, mi faccio trovare bella pronta, si è capace, mi ha fatto pure una cosa bella come biancheria, ma prima quello che si può fare, però mi dovete garantire che è bellissimo, signora mia, se mi faccio venire un cuoppo all'essa parte che mi ha più buio. Ma mi può dare anche un recapito di cellulare intanto? E vi ho detto, gli ho finito il cellulare, non funziona più. Io ho provato allo sciuttacofono, ma non funziona! Ma me lo fornisce anche se non funziona. E non lo posso rispondere, perché non ho, io ve lo do pure il cellulare, però poi non vi risponde nessuno! Signorina! Signorina! Sì, sono qua. Allora, siccome ho fatto sbaglio a darti l'orario, non si tratta per domani, ma per dopodomani, sabato alle 18. Dopodomani, sempre alle 18? Sì. Oppure alle 9, sabato. Oppure alle 9, quando vuole lei? Sabato possiamo fare pure il 9 a mattina, perché domani ho tutto il tempo in registrare sana sana. Va bene, allora, fissiamo per le 9 sabato. Signorina, sentite una cosa, faccio una domanda un po' così, se come si capisce tra ragazze, ma sto aglione con me, è disponibile o no? Voi lo conoscete?
Questo consulente che viene qua lo conoscete voi? È collega vostro? Ma certamente che è sempre da Telecom che vende. Do anche un codice che si presenta il consulente quando viene. Datemi a me, mio mamma lo scriva, aspettate che prendo carta e penna, un momento. Sì, signorina. Sì. Allora ditemi. Allora, MP, cioè Napoli Palermo. Sì. 22. Sì. 09. E che è sto codice? Non ho capito. No, no, quando viene il consulente si presenta sempre con questo codice che gli ho fornito io. Ah, io pensavo che mi davate il numero di telefono, chiamava. Ma un contatto Facebook, qualcosa che non si può avere. Voglio vedere una fotografia prima che bene, ma già assicura con me. Allora, ti spiego una cosa. Sì. Che lui quando viene, cioè per sabato alle 9, ti presenta sia la proposta che la ragazza prima gli ha spiegato, cioè quella di 25 euro al mese per sempre, IVA e tutte le tasse comprese, per avere linea fissa internet 2 ore gratis all'estero, cioè le chiamate pagando solo il primo scatto e la durata è gratuita e illimitata, avrà sempre internet illimitato e 2 ore gratis all'estero. 25 euro al mese per sempre, IVA e tutte le tasse già comprese. Lei sta lavorando con la Wind, giusto? In questo momento ci abbiamo in Vostrada, sì. La Wind, e quanto sta pagando? 27 euro al mese paghiamo. Allora, avete anche internet? Sì, sì, ce l'abbiamo internet. Ha già sta coppa a Facebook, ha già Facebook. Mi fa piacere. Allora, quando lui ti viene, ti presenta in dettaglio tutta questa proposta che ti ho spiegato anch'io. Fate un confronto dettagliato e poi ci mettete d'accordo. Ma il vostro recapito di cellulare, intanto... Guardate, signorin, io sono convinto di una cosa. Se io voglio una bellina, noi ci mettiamo d'accordo sicuramente. Ma voi mi assicurate che voglio una bella e disponibile? Mi faccio trovare pronto. Ma io questo ti sto dicendo, che lui sabato, cioè dopo domani alle 9 sarà a casa sua, ti viene, ti spiega in dettaglio tutta la proposta, poi ci potete mettere d'accordo insieme a lui, cioè lei mette la firma sul contratto e poi ci occupiamo noi per il passaggio. Signori, io non solo metto la firma, io faccio pure qualche cosa, mi mangio la capo per la stuaglione si è bellil, mi faccio ritmo, mi faccio trovare bella preparata, però il mio cellulare non funziona perché è chiuso a finire in docess. Ma no, fa niente, io scrivo sulle note tutto qua, non è che chiama nessuno anche se lei non risponde, fa niente. Allora, mi dovete fare un piacere, ci dice la sua ragazza, come si chiama questo ragazzo? Vedi un po' chi ci sarà a Catanzaro sabato. Un secondo. Vedi un po' che avanti, tu mi sapi. Ma vedo un po' chi di loro ci sarà, ti do il nome e il cognome anche. Bravo. Un bellil però, signora mia, ad essere bellil. Infatti sarà bello, bellissimo. Non disprezzando, senza offese per voi, che sicuramente siete troppo bellil, però sono un pezzo femminone. Guarda Nadine, ci sarà il signor Mazzei. Questo è il più bello che noi abbiamo, è più bravo infatti. Signor Mazzei, ma è un signore, è vecchio. No, ma è un signore. E quanti anni tiene questo signore? Ma questo non lo saprò, bimbo, è giovane. È giovane o è vecchio? Voi l'avete chiamato signore? Il se ne fa venire a nucchiare la parte qua. Che lo mangia a fare, una roba sa già fa pure la rianimazione. Questo vi stavo dicendo, allora scritto il nome, sarà il signor Mazzei, da voi sempre sabato alle 9. Sabato mattina alle 9, allora ci dovete dire a questo giovanotto qua, ad Abussabbi, viale Crotone 202. Sì, 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 e viene sempre di fronte alla farmacia Barbalese, che è la... No, la farmacia si chiama Barbalace, no Barbalese. Ah, ho capito. E la casa sua di che colore è? È un palazzo giallo. Voi dovete dire a questo qua che da bussare vicino a un cancello nero. Allora. Giallo con cancello nero. Palazzo è giallo e cancello è nero. Di fronte alla farmacia. Ci da così, ha detto Maurizio, non ti preoccupare. Non c'è bisogno che passi prima dalla farmacia perché sono tutto attrezzato. Perfetto. Quello se è sveglio capisce cosa voglio dire.
Sentite un'altra domanda, signori, ma voi lo conoscete bene a questo qua? Di Telecom, si presenta anche con il codice che io ti ho fornito e si chiama Matei, il signore che arriva. Ehi, ho capito, però fra donne e donne cerchiamo di capirci, io ho fatto una domanda, ma mi spiego meglio. Voi lo conoscete bene a questo qua? Sì, certamente che lo conosco bene, Ma perché be ma bene bene, nel senso, voglio dire, un ragazzo è disponibile per cosa? o no? Avete capito quello che voglio dire? Cercatemi capire, non si parla troppo esplicitamente però. Dico, un ragazzo è disponibile o mi faccio trovare pronto? Sa zitta, compagna vostra, mi faccio la seretta, mi faccio il sopracciglio, la cura do parrucchiere e mi pitto pure l'ogni repir. Pronto? Sì, sono qua, un secondo. Signori, Sì, sono qua, ecco, siccome stavo venendo un po'. ma io a un certo Volevo punto non sento niente da questo telefono, ma sono io che tengo il telefono che lo so. Allora, il recapito del cellulare me lo può fornire, così chiudiamo e aspetti la gente poi sabato alle non è buono. Vi 9. ho detto, io ve lo do il cellulare, però se questo qua mi chiama, non mi trova, perché ho cellulare da finire in docesse, se è infuso sano sano. Ho provato ad asciugarlo con l'asciugacapelli, ma non Allora, aspetta un secondo, ti do la giornata per dopodomani, lì domani riceverà anche un'altra chiamata che è della ragazza di Bercovis che fissa dei appuntamenti, in quale ti ricorda l'appuntamento che lei che ha per sabato alle 9 o se forse ti è successo qualche imprevisto potrà avvisare sempre. E casomai è per questo che lo voglio il cellulare, tutto qua. Se me lo può E fornire. quindi domani mi chiamate un'altra volta. Sì, sarà un'altra ragazza a contattarti e a ricordarti l'appuntamento. O se forse ti è successo qualche imprevisto lo potete avvisare E mi sempre. dovete chiamare su questo numero qua, perché in coppia cellulare non rispondo. Me l'avete fatto ripetere 100 volte. Sei scassato, cellulare, daffo in docesse. Come la già risere? Se vi do il numero del cellulare non mi trovate. Mi tagliamo a ca. Sì, va bene, allora ci contattiamo sempre su questo numero. Esatto, beh, un cellulare non posso rispondere. Perfetto. Sempre per sabato alle 9, mi raccomando. Però domani mi chiamate un'altra volta, allora. Sì, ti contattiamo un'altra volta per ricordarti dell'appuntamento. Signori, scusate, siete troppo gentili, ma come vi chiamate voi? Io mi chiamo Laura. Laura, senti, ti do del tu come se fossimo amiche da tanto tempo. Mi raccomando, non mi fare rimanere male, saggimi suo pensiero. Sabato mattina alle 9 lo aspetto al signor Mazzei, perché merita pure che lei è disponibile, capisci a me? Non mi fare buca, hai capito? Perché mo saggimi suo pensiero, mo mi preparo sana sana. Va bene, allora sempre sabato alle 9, grazie Sì, mille. Laura, Laura, aspetta un momento. Ma dimmi una cosa, ma perché non mi dai il contatto Facebook? Voglio vedere la fotografia. Attaccato, Laura.